Questo è un video di cucina. Cordina, pomodorini e olive. Cordina di una dimensione da porzione, bisogna togliere le squame perché sarà una cottura fatta al forno. Ok, dopo aver tolto le squame al pesce, se volete utilizzare un oggetto del genere è molto più comodo, altrimenti basta un coltello, viene ovviamente pulirlo e viscerarlo. Oh, questi sono pesci che ieri stavano nuotando, come potete vedere nei video che metto in sovrapposizione, e quindi il pesce fresco è fondamentale, anche se per i pesci, diciamo così, pescati un po' come per la cacciagione, è sempre bene far frullare la carne almeno un giorno o due. Mi è capitato spesso di mangiare dei pesci appena pescati e vi assicuro che la carne è molto più dura e stopposa di quanto potrebbe essere dopo una piccola frullatura in frigo, insomma, con i dovuti accorgimenti. Ok. Ma mi raccomando, togliere anche le branchie che potrebbero dare un sapore a malogna, insomma, la cottura al resto del pesce, e pulire bene le rapidamente di nuova. Quindi adesso il pesce è pulito e ben sciacquato. Se avete delle olive, dipende dalle, diciamo, olive che più vi piacciono, che vi interessano come sapore. Queste sono delle leccine che danno un sapore un po' più forte, potreste scegliere qualcosa di più delicato. Le prepariamo e sminuzziamo. Ok, prepariamo in questa maniera le olive sminuzzate in maniera piuttosto grossolana. Passiamo. Ok, teglia da forno con sopra della carta da forno, di olio, ovviamente uno strano pugliese, e sistemiamo le cordine. Per queste dimensioni non c'è bisogno di fare incisioni sulla pelle, perché comunque, diciamo, sono dimensioni da portata, quindi sicuramente cucineranno in maniera completa senza problemi. Ok, quindi cominciamo, spargiamo un po' delle olive preparate in precedenza, magari facendole entrare anche all'interno della cordina, queste poi, diciamo, daranno abbastanza sapore in cottura. E prepariamo dei pomodorini. Ecco qua. E qui anche in maniera piuttosto grossolana li spezziamo in modo tale che esca il succo del pomodoro e che vada un po' a creare una specie di acquetta. Pomodorini piuttosto maturi. Questi sono stati coltivati qua durante il Covid, per la condizione familiare. Ok, un po' di prezzemolo, come vedete è molto grossolano in preparazione. Olio. Una bella mescolata per far inglobare un po' i sapori e anche per ungere abbastanza, diciamo, la pelle del pesce. Ultima spolverata di sale, pepe. E voilà, cordine, pomodorini e olive. Adesso questo andrà in forno, in un fornetto ventilato, per circa una ventina di minuti, intorno ai 180 gradi, e dovrebbe essere abbastanza. Se volete, durante la metà della cottura si possono anche aggiungere un paio di dita di vino bianco per cercare di mantenere il vapore, insomma, l'umidità, ma non dovrebbe essercene bisogno. A dopo.
qual è il trucco, diciamo, di questi piatti? Ovviamente il fatto che il pesce è freschissimo, perché sapete quando l'avete preso, dove l'avete preso. Se sapete un po' di pesca, ovviamente cercate le specie quelle che sono un po' più sfiziose per le varie preparazioni, non il semplice forno oppure arrosto. E dopodiché, vi ho detto, il suggerimento: far frollare sempre il pesce un po' prima di cucinarlo, per averlo, diciamo, con una carne molto più delicata. E ovviamente il chilometro zero, quindi utilizzare tutto materiale che, diciamo, di qualità, e quella è la grossa differenza, insomma. Adesso vediamo questa preparazione come è andata. E voilà, mi raccomando, non andare oltre i 20 minuti. La cottura e portiamo a tavola. Corvine, mi raccomando, non temete di abbinare anche un vino rosso, perché molti preferiscono il bianco, sì, ovviamente ci sta bene, però il rosso con un certo tipo di pesce ha anche il suo perché. Beh, a questo punto buon appetito. Praticamente un burro queste carne. Ah no? Sì. La prossima pescata. Il piacere di cercarlo, pescarlo, cucinarlo e mangiarlo. Ovviamente qui non rimane mai niente. Ciao. Bello, ciao.